Bene, oggi prenderemo in considerazione Aristotele e Freud per spiegare come mai Freud fa diverse volte riferimento ad Aristotele. Beh, il motivo principale è che la definizione di Aristotele del sognare è, secondo Freud, una condizione preliminare per poter poi sviluppare tutto quello che Freud ha sviluppato sull'interpretazione dei sogni. La definizione di Aristotele è la seguente: il sognare è una continuità dell'attività psichica durante il sonno. Questo significa che durante il sonno, quelle capacità cognitive di pensare non smette, continua ad esserci. Per cui il sogno non è né per Aristotele qualcosa di magico e né qualcosa senza senso. Certo, e questo è l'altro aspetto che ci avvicina a Freud, è che le immagini che appaiono nel sogno sono un po' come le immagini che sono riflesse, o un'immagine come riflessa sull'acqua, è deformata. L'immagine che noi vediamo sull'acqua non ha più la forma che aveva inizialmente, ma la forma è leggermente deformata e per poter avere in mente l'immagine iniziale bisogna un po' manipolarla per prendere l'immagine iniziale, così anche i pensieri sono deformati. Ecco, l'attività psichica continua durante il sonno, ma subisce questa deformazione. Certo, le similitudini si fermano qui, perché per Freud, come dirà Freud, non c'è la nozione, non c'è il concetto di inconscio. E poi Aristotele non spiega perché c'è questa deformazione, perché l'immagine che appare nel sogno come l'immagine che è riflessa sull'acqua, perché è deformata. Freud va a introdurre un'azione importantissima che è la censura, è tutto il lavoro poi del sogno. Ma per finire c'è un altro aspetto che Freud va a reperire così nei testi di Aristotele quando parla del sognare, del sogno, del sonno, che lo riconduce ad un aspetto che lui ha evidenziato, che si ritrova durante il sonno, che è il narcisismo, cioè che è il disinvestimento del mondo esterno verso il mondo interno, verso l'io. Aristotele nota che durante il sonno l'individuo, il soggetto, va a reperire più facilmente, ad accorgersi più facilmente un processo patologico, allora che durante lo stato sveglio non se ne accorge. Al che Freud dice: questo capita perché appunto durante il sonno noi disinvestiamo il mondo esterno e investiamo il mondo interno, l'io, soprattutto l'io. E dunque l'io cosa fa? Va ad amplificare, a rendere molto più grande l'essenza, ad essere più vigilante sulle sensazioni del corpo, per cui si accorge più facilmente se c'è un processo patologico in corso, allora che durante il giorno, durante lo stato di sveglia, non se ne accorge così facilmente. Ecco qua, alla prossima video. Arrivederci.